anche se sul piano umano non presenta particolari risvolti. Ha avuto l'avvio in questo istante il match sulla distanza naturalmente delle 15 riprese. Subito un'impronta personale al combattimento. Ha sparato il suo gancio sinistro, è andato tuttavia a vuoto. Ambedue i pugili danno la sensazione di essere un po' tesi, è naturale nella fase di avvio. Nino Benvenuti che lo ha parzialmente bloccato. Ancora il destro di Monzon, raggiunge il bersaglio. Che conclude la prima ripresa, una ripresa sostanzialmente equilibrata, e Carlos Monzon, avete visto, ancora non ha apertamente scoperto le sue carte. La sua personalità stilistica è apparsa indecifrabile sia nell'allenamento che nella visione dei film, mentre ora rivediamo qua, ecco il destro che ha colpito Benvenuti, il quale naturalmente cerca poi di stoppare l'azione dell'avversario per impedirgli di cogliere ulteriori risultati. Dicevamo che Carlo frattanto ha confermato una cosa, e cioè la potenza e la pericolosità del suo destro. Abbiamo visto però un Benvenuti ottimamente preparato, molto mobile sul fronte, e lo vediamo anche aggressivo. Avete visto che ha attaccato il campione del mondo immediatamente. Il sinistro di Monzon è assai insidioso. È certamente non troppo mobile sulle gambe Carlo Monzon, ma i suoi colpi partono veloci e saettanti. Visto che
questa volta dell'attacco nell'offensiva. Monzon si è quasi preparato, ha caricato vistosamente il colpo, dando modo a Benvenuti di intuirlo. Minuti di lotta hanno già dimostrato che Monzon meritava pienamente il ruolo di sfidante al campione del mondo e ha dimostrato di valere molto più di quanto non fosse dato sapere. E questa comunque è la terza ripresa. Avete visto il destro di Monzon, scatta pericoloso e Benvenuti lo ha evitato ora con un paio di schivate. In questa fase di attacco Monzon manifesta apertamente le sue intenzioni, ciò non toglie comunque che quando i colpi partono risultino poi assai pericolosi. E dobbiamo aggiungere inoltre che il suo repertorio poi non è così modesto come può sembrare, perché in effetti ha portato diretti, ganci e anche qualche montante. Anche la terza ripresa. Quarta ripresa.
si inizia la quarta ripresa. Scocca anche il jab sinistro a ripetizione. E poi mette a segno un destro che Nino incassa con disinvoltura, essendosi prontamente riportato indietro. Vediamo che è Monzon che cerca di assumere l'iniziativa, praticamente l'ha sottratta Nino Benvenuti, che aveva iniziato il combattimento portandosi all'attacco. Bloccato col guantone da Monzon. Chiaramente ha fatto intuire la sua intenzione offensiva Monzon e Benvenuti, avete visto, è riuscito a bloccarla sul nascere. Sono anche le più difficili naturalmente per Benvenuti, che deve temere i colpi forti dell'argentino e deve in particolare studiarne un po' il tipo di pugilato. Manifesta qualche nervosismo il campione. Anche la quarta ripresa, le prime riprese sono le più difficili o dovrebbero risultare le più difficili per Nino Benvenuti, che appare un po' nervoso, si trova un po' a disagio con un pugile che è più alto di lui e che effettivamente dimostra delle doti forse insospettate. Ed eccoci alla quinta ripresa. Benvenuti naturalmente evita la box a corta distanza come sua abitudine e per attuare questo suo piano ricorre a delle tenute che del resto sono tollerate e sono il bagaglio naturale di ogni campione. Benvenuti ora ha compiuto una splendida azione, cioè ha annullato un colpo dell'avversario ed è prontamente rientrato. È un po' la tendenza di Monzon, quella di combattere a testa bassa quando incalza l'avversario. Nino Benvenuti cerca di colpirlo d'incontro, avete visto?
più di 30 secondi al termine di questa quinta ripresa. Ancora il sinistro d'incontro di Benvenuti, che tocca nuovamente, sia pure con minore incisività. Ancora Benvenuti, ha raggiunto il bersaglio. Si tratta di colpi isolati, come del resto è nel suo stile. La personalità stilistica di Monzon è emersa interamente qui, e tutte le perplessità che aveva suscitato il suo allenamento nella palestra evidentemente sono state prontamente fugate da una visione realistica delle sue qualità. Il match quindi presenta avvincenti interrogativi nel suo proseguo, e questa è la sesta ripresa e il compito di Benvenuti non è dei più agevoli. Cambio di colpi, anche Monzon si era messo in evidenza con uno spostamento, un rientro di montante, ora è la volta di Benvenuti che ripete lo stesso colpo. Vedete che Monzon appare un po' rigido sul tronco, ma è saldamente piantato sul ring nel tipico atteggiamento dei picchiatori. A Monzon che nelle fasi ravvicinate adopera la spalla. Ma anche questo è un peccato, possiamo dire, veniale, perché anche Benvenuti mette sulla bilancia le risorse del suo notevolissimo mestiere. Benvenuti in un gancio sinistro, è prontissimo a replicare l'argentino. Cerca di rendersi molto attivo a distanza ravvicinata Carlos Monzon. Ecco, rivediamo ora però il gancio sinistro messo a segno da Monzon, che ha in definitiva riequilibrato le sorti di questa ripresa. Match quindi ancora tutto da scoprire, tutto da vedere. Per la prima volta Monzon affronta la distanza delle 15 riprese, fatto piuttosto abituale per Benvenuti. Questo dovrebbe favorirlo appunto nell'epilogo del match, sempre che sia nelle condizioni eccellenti di fondo atletico per mantenere una cadenza piuttosto sostenuta come quella che è stata impressa al match sin dall'inizio. E questa è la settima ripresa. Anche a distanza ravvicinata mette a segno un paio di colpi Monzon,
questa fase Nino Benvenuti aveva cercato il colpo d'incontro su uno sbilanciamento dell'avversario e poi mette un durissimo gancio al bersaglio grosso Nino Benvenuti. Un avvertimento dell'arbitro Trust a Benvenuti che si è girato su se stesso. Pericolosamente Monzon, che possiamo dire ha fatta sua nettamente questa ripresa. Suona il gong della settima ripresa e Benvenuti raramente ha trovato lo spiraglio aperto per cercare di mettere a segno la sua botta preferita, il gancio sinistro, che tamponasse in qualche modo l'aggressività dell'argentino. L'argentino ora si trova in vantaggio forse di un paio di punti. Incisivo doppietta di Benvenuti di sinistro. Il minuto di riposo, do la possibilità al campione di un pronto recupero. Tentato un colpo al bersaglio grosso Monzon con il suo destro. Probabilmente la preoccupazione di evitare il destro fa sì che Nino Benvenuti poi incappi abbastanza spesso anche nel sinistro diretto di Monzon, che ora ha tentato un gancio sinistro intuito da Benvenuti con schivata. Evidente che Monzon non è pugile a cui lasciare l'iniziativa. Ed ecco da maggiore incisività Nino Benvenuti alla sua azione. Thank you.
mentre suona il gong di questa ottava ripresa. Poco all'inizio la nona ripresa, Nino Benvenuti è già in piedi, dobbiamo dire che è perfettamente preparato dal punto di vista atletico, è molto mobile, molto vivace, ma certamente si trova di fronte ad un avversario assai temibile, assai pericoloso, che oltre alla potenza della quale si era già a conoscenza, possiede anche del talento non trascurabile. Monzon non concede assolutamente nulla, mantiene sempre una cadenza che, pur non essendo forsennata, è una cadenza continua, assidua. È stato Benvenuti a colpire il bersaglio con precisione. Eccellente questo colpo doppiato di Benvenuti, che replica poi del sinistro. Difensive. Sulle qualità difensive di Monzon erano state avanzate delle riserve in fase di presentazione del match, ma alla prova dei fatti l'argentino dimostra invece di difendersi molto bene, sia con schivate sia con bloccaggi. Il match comunque è ancora apertissimo, vediamo Nino Benvenuti fresco di energia prendere subito il centro del ring quando si inizia la decima ripresa. Involontario al di sotto della cintura e l'arbitro lo fa subito rilevare. Uno sbilancia con un sinistro Monzon. Dicevamo che la freschezza atletica può avere un ruolo decisivo. Thank you.
dimostra nessun sintomo di cedimento ed è in grado di replicare e reagire prontamente a qualsiasi iniziativa offensiva di Benvenuti. Undicesima ripresa. Colpo. Dell'undicesima ripresa. Il combattimento, vedete, è avvincente. La ripresa.
e questa è la 12ª ripresa del combattimento. Concede tregua Monzon, se Benvenuti resta sui colpi, l'Argentina è pronta a reagire, ora viene colpito da un destro all'angolo, vediamo Benvenuti a terra, tentare disperatamente di rialzarsi, non è in grado di combattere, però alla nuovamente e viviamo tutti interamente il dramma di Nino Benvenuti. Fulminato da un destro al suo angolo alla 12ª ripresa. Il dramma di Nino Benvenuti stava purtroppo maturando nel corso delle riprese ed è esploso clamorosamente in questa immagine che ora rivediamo. Già nettamente in difficoltà, Benvenuti è stato inseguito, si è rifugiato all'angolo, eccolo, vediamo, ed ora raggiunto in pieno, fulminato da un destro alla mascella, si è inginocchiato all'angolo ed ecco l'immagine angosciosa del campione battuto. Purtroppo, come avevamo già detto, il dramma di Benvenuti era maturato sin dalle prime riprese, maturato in virtù non già delle sue lacune ma della estrema decisione, della determinatezza di Carlos Monzon. Ecco ancora una volta ripetuta la drammatica scena che ha gettato nell'angoscia il pubblico del Palazzo dello Sport. Dobbiamo dire che Benvenuti si è dovuto inchinare ad un campione che lo ha battuto nettamente. Avete visto la volontà, un'altra scena che sottolinea il coraggio di Benvenuti, che ormai si affidava esclusivamente al suo orgoglio e lo spingeva a ritornare sul ring quando ormai le forze non lo soccorrevano più e lo avevano costretto a ripiegare sulla corda. Nino Benvenuti perde così la corona mondiale ad opera dell'argentino Monzon, che è il primo campione mondiale argentino dei medi. Una vittoria limpida, chiara, avete visto. Tutte le riserve avanzate alla vigilia sono state spazzate via inesorabilmente da una prova maiuscola. Meritava la chance Carlos Monzon e lo ha ampiamente dimostrato. Non si è trattato di un colpo fortunoso, non si è trattato di un colpo portato, come si suol dire, alla disperata, ma è stato il frutto di una superiorità espressa gradualmente nel corso delle riprese. Nino Benvenuti si è battuto con tutto il coraggio, con la forza, con l'orgoglio che gli sono abituali, ha reagito anche con bravura, ma si è trovato di fronte un avversario irriducibile che i suoi colpi per nulla intimorivano, che i suoi colpi per nulla riuscivano a frenare. Avete visto che pur non possedendo una cadenza straordinaria, Carlo Monzon macinava costantemente l'avversario, lo aggrediva ripetutamente, salvo che nella prima, seconda e forse terza ripresa è stato Carlo Monzon che ha assunto l'iniziativa del combattimento. Egli ha dimostrato